lo stereotipo può essere quello del malato povero, escluso, emarginato, che quindi ha bisogno di sostegni e che solo la carenza dei sostegni ha inciso nella sua psicopatologia. Lo stereotipo può essere quello del malato povero, escluso, emarginato, che quindi ha bisogno di sostegni e che solo la carenza dei sostegni ha inciso nella sua psicopatologia. Da Basaglia in poi si sta evidenziando che esistono delle situazioni concrete che incidono pesantemente nella cura di questi pazienti, però che la sofferenza psicologica esiste. E la sofferenza psicologica va rispettata, accolta e curata. Quindi uno stereotipo potrebbe essere di focalizzarsi solo su alcuni aspetti, no? Pensare che la malattia mentale o la sofferenza psicologica, che mi piace di più chiamarla così, è dovuta solo a elementi interni al paziente, che è una situazione che va curata solo da un punto di vista psicoterapeutico e basta. L'altro versante è che la sofferenza psicologica è solo dovuta a carenze di assistenza. Allora, questi sono due stereotipi. Per fortuna, da Basaglia in poi ci si concentra sui bisogni intimi del paziente. Per bisogni intimi non significa solo concreti, significa anche alcune volte delle fragilità costituzionali delle persone. Delle persone nascono e nella loro vita possono presentare delle situazioni di fragilità. Queste situazioni di fragilità, se non curate, organizzeranno poi delle sofferenze più organizzate e quindi i quadri clinici di cui noi, che poi conosciamo. Lo spirito è vedere i quadri clinici della psichiatria non come malattie organizzate, ma come percorsi che gradualmente si organizzano nella vita delle persone. Uno psichiatra deve riuscire, un terapeuta deve riuscire ad intervenire in questo percorso e modificarne il vertice o il percorso. Quindi una persona che ti presenta delle sofferenze o delle fragilità va accolta come persona fragile, ma va aiutata non solo sul piano pratico, ma anche sul piano relazionale a organizzare meglio queste sue fragilità. Quello dei senza fissa dimora sarebbe un piccolo esempio specifico dove alla fine si concentra tutta una serie di contraddizioni. Allora, attualmente di un senza fissa dimora che abbia dei problemi psichiatrici non se ne occupa nessuno, ma per norme, perché se ne dovrebbe occupare il municipio, se ne dovrebbe occupare la polizia, i vigili urbani, se ne occupano i volontari. Sono persone che non possono accedere a diagnosi e cura, sono persone che non possono accedere ai servizi psichiatrici, per cui spesso c'è un rimpallarsi di responsabilità e alla fine il senza fissa dimora ritorna alla sua fissa dimora, che di solito è l'aiuola o il ponte vicino al Tevere. Allora, certe volte bisogna prendere atto che esistono delle organizzazioni che, per come sono messe, non sono funzionali e quindi noi dovremmo avere il coraggio e la competenza di modificare queste organizzazioni. Allora, noi qua abbiamo semplicemente fatto una cosa assolutamente ovvia. Piuttosto che rimpallarci il problema, abbiamo messo insieme tutte le organizzazioni che normalmente si rimpallavano il problema e adesso collaborano. Quindi, piuttosto che io rinviare al municipio, il municipio rinviare, io mi occupo della parte psichiatrica, ho bisogno del municipio, ho bisogno dei vigili urbani, ho bisogno. Queste situazioni si possono coordinare. Se non c'è uno spirito che vede, diciamo, una situazione che deve essere coordinata, ma che viene dal basso, cioè perché sono queste patologie che ce lo chiedono. Se noi facessimo un servizio che viene dall'alto, che si deve occupare dei senza fissa dimora, probabilmente faremmo un servizio che organizza un lager e non un. Allora, i pazienti senza fissa dimora ci suggeriscono come organizzarci e noi dobbiamo cogliere i suggerimenti dei pazienti. Il rischio è che le situazioni, le regole diventino dei muri, cioè. Noi possiamo avere un servizio di salute mentale, mettere delle regole che riguardano l'organizzazione o che riguardano la richiesta, no? A che cosa devono fare i pazienti. Per cui se il servizio è organizzato che dalle 8 alle 8, certo le regole servono,
e non è che si può fare una situazione caotica, ma deve essere continuamente in dialogo con l'utenza, diciamo, no? Allora, se le regole diventano assolutamente un codice da rispettare in modo netto e rigido, quelli sono muri. Alla lunga un paziente potrà essere seguito solo se si comporta in un certo modo, solo se fa determinate cose. No? Quelli sono, il manicomio è quello, non è il Santa Maria della Pietà. Allora, lo spirito basagliano non era chiudiamo il manicomio, è ovvio che era talmente enorme all'epoca il peso del manicomio che appare, ma lo spirito basagliano è l'interesse o per l'intimità, per il paziente, no? Per scoprire di che cosa ha bisogno il paziente. Il bisogno del paziente non è solo che debba avere la pensione o debba avere, il bisogno del paziente è la voglia di vivere delle persone, è la necessità che alcune persone hanno ad un certo punto della loro vita che qualcuno li aiuti a superare determinate situazioni e che abbia il coraggio di lasciarli soli alcune volte e non di stargli sempre appresso. Allora, il rischio del manicomio è sempre presente nei servizi ed è quello su cui i servizi devono sempre interrogarsi per evitarlo. Spesso ho il rischio grosso dei servizi è di voler normalizzare i pazienti, no? Persino quando non gli diamo il lavoro, persino quando non gli facciamo partecipare, no? Chiedere ad un paziente che non ce la fa, che debba lavorare, no? Può essere manicomio. Il dialogo fra la fragilità e l'offerta è la base della cura territoriale o della cura di comunità. Se non c'è questo, c'è il manicomio. I servizi del futuro, che non sono quelli nostri, dovranno fare i conti con le specializzazioni, con le diversità, no? Mentre attualmente i nostri servizi cercano tutti quasi di omologarsi ad un livello di base, cioè di poter dare a tutti i cittadini lo stesso servizio, che è una cosa saggia, però diciamo evita che ci siano delle situazioni di specificità, per cui il tale servizio che magari sa fare meglio una determinata cosa non viene sostenuto perché si deve omologare ad un livello di base. Allora servirebbe una competenza gestionale dei nostri dirigenti a fare in modo di poter coltivare, secondo me, le diversità e le specificità. Per specificità non intendo i servizi specialistici, intendo una particolare capacità di entrare in sintonia col paziente. Cioè, io sono uno specialista, non quando mi occupo di adolescenti, di psicotici, di disturbi del comportamento alimentare, di attacchi di panico, eccetera. Io sono uno specialista quando riesco a capire qual è il livello a cui mi devo sintonizzare con i diversi pazienti, qual è il livello in cui i pazienti funzionano, dov'è che io posso comunicare con loro. Uno psichiatra in questi termini è più uno che impara le lingue e non uno che dice le cose. Imparare le lingue significa imparare la lingua dei pazienti. No? I miei pazienti parlano tutti delle lingue diverse. Io sono sempre più specialista nella misura in cui sono capace di parlare molte lingue. Basaglia è stato un genio, è stato uno che ha inventato una possibilità assolutamente nuova che non pensava nessuno di cura. No? Però lo spirito va curato, cioè, c'è il rischio che se prendi alla lettera quello spirito, allora in nessuna parte del mondo c'hanno i nostri servizi. No? La cosa importante è che se tu esci fuori dall'Italia ti rendi conto di che cosa di prezioso noi abbiamo. Se stiamo invece in Italia pare che, no, che abbiamo a che fare con delle situazioni negative. Se vai fuori ti rendi conto che noi abbiamo dei servizi che sono c'è un'intuizione geniale, ovvero che la cura si fa nella comunità e che la comunità è un dispositivo di cura. A differenza di tutte le organizzazioni che invece pensano che la cura si deve fare all'interno di determinate situazioni specifiche. Basaglia è stato un genio, però diciamo, bisogna coltivare lo spirito e non la lettera di Basaglia, perché se curi la lettera di Basaglia c'è il rischio che fai un boomerang.